Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito che mi avete fatto. Un ringraziamento particolare alla Presidente dell'Ateneo. Io sono qua perché rappresento l'amministrazione comunale, quindi con piacere porto i saluti dell'amministrazione comunale, del nostro sindaco Luigi Minato. Ma devo anche dire che da assessore ai lavori pubblici mi sento insomma particolarmente attratta da questo appuntamento che voi avete organizzato, e quindi per questo voglio ringraziare il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana Carraro e tutti gli organizzatori, perché c'è sempre stata insomma nel corso del tempo un'attenzione, una sensibilità a mettere insieme con appuntamenti come quelli di oggi quelle che sono le conoscenze in materia proprio anche di conservazione che sono state sviluppate nel corso del tempo per poter realizzare interventi al meglio possibile da più soggetti istituzionali, ognuno con il proprio ruolo, con la propria competenza, per salvaguardare un patrimonio insomma, che tutti sappiamo essere assolutamente straordinario della nostra Basilica e di tutta l'area marciana. Per questo mi sento di dire che l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale verso questo sito è sempre molto alta, un'attenzione, una sensibilità che anche in questi ultimi anni insomma, ha voluto avere insomma, un suo peso attraverso degli interventi che sono stati realizzati, interventi che erano attesi da moltissimi anni, e quindi mi permetto di ricordare ad esempio quello che è stato fatto sulle ponte della Zecca, quello che è stato fatto lungo la riva monumentale dei Giardini, che erano stati ancora più danneggiati dall'evento straordinario del 2019. Intervento che andremo a completare nel 2023, ultimandolo proprio con tutto il restauro della pavimentazione davanti ai giardini. Abbiamo visto poi che anche nel corso del 2022 Palazzo Ducale è stato interessato per tutto il restauro della facciata esterna e che con il 2023 completeremo sul lato sud-ovest. Li cito perché sono interventi che testimoniano che c'è una concentrazione da parte dei vari soggetti affinché si possa realizzare l'obiettivo appunto quello più grande, che è quello della conservazione della salvaguardia. Adesso con la fine di Carnevale andremo a sistemare la pavimentazione di Piazza San Marco, saranno dei lavori che avranno una durata circa di 290 giorni, lavori che detti così sembrano facili, ma se pensiamo a tutto quello che ci sta dietro per il luogo che stiamo trattando, per gli altri interventi che sono in corso, e per tutti i soggetti che sono interessati in questi luoghi, parliamo di lavori, ma parliamo anche di lavoratori, perché in questo luogo esistono anche delle attività importanti che dopo molto tempo attendono questi lavori e quindi hanno bisogno di coglierne tutta la parte, voglio dire, bella di un risultato finale che non va a creare particolari danni. Per questo mi permetto di cogliere questa opportunità nel ringraziare per il grande lavoro che si sta facendo, coordinato anche dall'assessore Costalonga, che è qua assieme a me come assessore al commercio, con un dialogo quotidiano, costante, che passa attraverso chi è presente in Piazza San Marco, attraverso le imprese, attraverso i vari soggetti istituzionali, al fine che il risultato possa essere un risultato che, come quelli che abbiamo fatto fino ad oggi, vengono visti, penso, quello che abbiamo inaugurato poco tempo fa con la presenza anche del ministro Salvini che interessa la Basilica, sono interventi poi che hanno un ritorno a livello mondiale, ma non hanno un ritorno a livello mondiale perché parliamo di San Marco, ma hanno un ritorno anche per quella che è la tecnologia, l'impegno che professionisti insomma, di grande capacità hanno dimostrato di mettere insieme. Quindi colgo questo come veramente un appuntamento che permette a me, a noi, all'amministrazione, a tutti di raccogliere informazioni, conoscenze, dialogo, confronto e ascolto verso chi ci guarda e verso chi assieme a noi, pur non essendo professionisti, ma essendo lavoratori,
attendono questi nostri interventi. Quindi grazie a tutti e buon lavoro.